2 dell'International GT Open al circuit del Ducastelè, con Andrea Caldarelli che mantiene la vetta dalla pole position, Marco Cioci che si fa vedere nei confronti di Jäger per la seconda posizione, Fran Rueda sfila quarto la bagarre nelle fasi centrali che coinvolge Lamborghini, Mercedes e la Lexus dei fratelli Van Bakker, che dovrà poi purtroppo ritirarsi a causa di questo contatto che ha compromesso la vettura. L'attacco di Philip Fronwiller a Miguel Ramos, vincitore della gara di ieri. Ramos indiavolato in recupero, andrà purtroppo qui a colpire la vettura di Lorenzo Beraio da Veiga, riceverà 10 secondi di penalità il portoghese, si ritirerà invece l'M6, non potremo così vedere Augusto Farfus alla guida. La lenta disfatta di Fu Chongyang nella seconda parte di gara, sopravanzato dagli avversari, nello specifico Mario Placciutta, terzo della classe Pro-Am. Sorpasso della McLaren di Duncan Tappi in fase di rimonta dopo il pit stop, Giuseppe Perazzini ai danni di Placciutta per la seconda posizione della classe Pro-Am. Perazzini andrà anche a cercare di prendere la vittoria di classe, ci riesce per alcuni metri ma finirà poi lungo quando è terzo assoluto, al fine di non compromettere il risultato finale. Perazzini concluderà comunque in seconda posizione di classe, la quarta assoluta, un altro ottimo risultato per la coppia italiana di Spirit of Race e la prima vittoria stagionale per Victor Boveng e Fran Rueda con la BMW M6 sugli scudi, la gioia di Theo Martin e il secondo posto di Vito Postiglione ed Andrea Fontana, col meritatissimo podio anche di Marcelo Han.